dall'Unione Europea arriveranno 840 milioni circa per quello che riguarda il fondo sociale, cioè la formazione, per quello che riguarda lo sviluppo territoriale, per quello che riguarda lo sviluppo in agricoltura. A questi poi si aggiungono fondi nazionali di cofinanziamento, fondi regionali. Complessivamente siamo oltre i 2 miliardi nei 7 anni. E la grande novità di questa programmazione sta nel fatto che noi abbiamo costruito gli obiettivi, i progetti con tutta la comunità regionale, provincia per provincia, territorio per territorio, forze sociali e forze istituzionali, per costruire progetti condivisi che ci consentano di costruire un sistema territoriale capace di competere e di qualità. È un grande passo in avanti rispetto al passato, partendo da un'esperienza, come avete sentito, come la stessa commissaria ha sottolineato, assolutamente positiva della precedente programmazione. Ma non possiamo star fermi, dobbiamo andare avanti e continuare a innovare, perché stare fermi significa perdere posizioni e noi non vogliamo che questo accada. Per costruire un intervento attraverso progetti convergenti per portare questa regione nella economia e nella società della conoscenza, che è la vera sfida dell'Europa e ancor di più dell'Italia. Tutto ciò che noi investiamo, ricerca, innovazione, sostenibilità ambientale, qualità sociale, è finalizzato a portare questa regione nella dimensione europea ed internazionale a livelli alti in relazione alla nostra storia, cioè la coesione sociale e la capacità di stare nell'economia a testa alta. Lo stiamo facendo, lo dobbiamo fare di più, quindi entrare nell'economia e nella società della conoscenza è il nostro obiettivo e il nostro futuro.